Ben trovati, ben ritrovati amici del gusto relativo, ritorniamo con una nuova video degustazione, ci siamo mancati da tanto, però ritorniamo con una degustazione molto ma molto interessante. Oggi degustiamo un vino particolare, in realtà non ha nessuna denominazione, né tantomeno rientra tra gli IGT, è un vino da tavola. Un vino da tavola che ci ha gentilmente offerto un produttore, un amico che siamo andati a trovare, che è Antonio Arrighi, all'isola di Elba. I suoi terreni sono distribuiti un po' verso la zona di Porto Azzurro, e Antonio ci ha regalato anche questa bottiglia e noi con molta curiosità ce la proponiamo. Perché? Perché questo è un bianco fatto un po' diciamo con quelle che sono un po' tutte le uve che possiede Antonio, uve bianche ovviamente, e ha la caratteristica di non essere filtrato. Ora qui chiaramente voi non lo vedrete, poi con qualche foto in aggiunta alla degustazione potrete vedere che il vino effettivamente ha molta sporcizia tra virgolette, proprio perché non è filtrato, è voluto. Allora andiamo a degustare questo vino. Quindi vi ho detto, non è, rientra tra le denominazioni. Ora è arrivato ad una temperatura di quasi 13 gradi, ma va bene, fidatevi che va bene anche 13 gradi. Quindi è un vino da tavola. Ora, questo vino è un vino sicuramente trasparente, un vino, in realtà lo potremmo anche definire cristallino, perché nonostante presenti, diciamo, la sporcizia derivante dal fatto che non sia filtrato, è comunque un vino che una volta avversato, chiaramente il deposito è alla base della bottiglia, è molto molto difficilmente va all'interno del bicchiere. Se la bottiglia ovviamente si smuove con veemenza, con energia, diciamo così, è molto più probabile che ci vadano anche particelle in sospensione. Quindi sicuramente il vino è cristallino. Il vino è sicuramente fluido da questo punto di vista, scorrevole più che fluido, e il suo colore è sicuramente, presenta un bel colore giallo paglierino, direi anche con qualche sfumatura dorata, diciamo così. Bene, andiamolo a sentire al naso, vediamo che cosa percepiamo e che cosa ci dice il vino al naso. Ecco, allora, una nota sicuramente di frutto, un frutto bianco, un frutto anche giallo, un frutto che ricorda un po' qualcosa di farinoso, ma anche qualcosa di esotico. Quindi siamo nell'ambito del frutto a polpa farinosa, un po' farinoso, però con un bel sostegno acido. E poi che cosa richiama? Richiama sicuramente evidenti note minerali e qualche nota floreale, qualche nota di fiore più che bianco, direi fiore giallo. E infine devo dire con molto entusiasmo da parte nostra anche una punta, una leggerissima punta di vaniglia. Quello che posso dire è che questa leggerissima punta di vaniglia è abbinata al sentore, a questa sensazione minerale, ci dà quasi l'impressione di un sentore, ecco, farinoso, di un sentore sabbioso, che poi richiama quello che è quello che si diceva prima, il fruttato, che potrebbe richiamare qualche frutto più farinoso ma anche acido, quindi non arrivato, non giunto a maturazione completa. Però andiamolo a sentire in bocca. Ora vi dico sicuramente che la qualità del vino, in termini, esprimendola in termini di finezza e franchezza, è un vino sicuramente fine, e questo lo fa grandioso, perché un vino comunque non filtrato per forza di cose presenta delle piccole piccolissime imperfezioni, potrebbe presentare delle piccole piccolissime imperfezioni dal punto di vista olfattivo, e questo vino qui sinceramente non le presenta. Poi scopriremo che in retroolfattiva qualcosina cede, però dal punto di vista olfattivo adesso vi dico che è un vino fine ed è un vino anche schietto, perché riesce, diciamo, a presentarsi in maniera schietta, in maniera, ecco, precisa. Ora vediamo, come dicevo, senza troppi tecnicismi, che cosa racconta il vino, in modo tale che se c'è qualcosa che vi può interessare voi, per l'appunto, possiate scoprirlo andando poi a acquistarlo il vino. Vediamo quindi in bocca che cosa ci dice.
ecco, proprio quello di cui si parlava prima. Allora, il vino, innanzitutto, dal punto di vista delle due grosse famiglie che si devono per forza di cose analizzare quando un vino è in bocca, duri e morbidi, è assolutamente, e quindi poi sintetizzandoli nell'equilibrio, è assolutamente equilibrato. Perché equilibrato? Perché presenta una buona, un buon sostegno acido, è un vino fresco, è un vino dalla non eccessiva sapidità, quindi è percettibile, ma in maniera, ecco, così elegante, diciamo così, una sapidità più mineralità che sapidità. Tannini ovviamente nei bianchi non presenti, e nei morbidi che cosa succede? Beh, nei morbidi l'alcolicità è sicuramente un vino tra il leggero e l'alcolico, non è alcolicissimo come il vino, non si sente con poderosità, che con calore ardente l'alcolicità di questo vino, ma la parte più grossa per quanto riguarda le famiglie dei morbidi la fa che cosa? La fa la morbidezza, perché risulta un vino estremamente morbido, rotondo, avvolgente, di corpo assolutamente. E questo che cosa fa? Richiama tutto quello che avevamo sentito in bocca, cioè richiama il frutto molto con una polpa molto succosa, una polpa leggermente farinosa, una polpa anche che è così carnoso come frutto che ti rimane quasi, quasi sulle labbra. Ecco, forse carnoso è il termine esatto, un frutto davvero carnoso, a polpa bianca, eventualmente a polpa gialla, e la punta di acidità che ritroviamo poi nel vino ci richiama qualcosa anche di esotico. In retroolfattiva poi che cosa possiamo notare? Possiamo notare in retroolfattiva una parte molto interessante, cioè quella caratteristica che possiamo generalmente notare in un frutto come l'ananas quando è surmaturo, diciamo così. Non so se vi è mai capitato di mangiare un'ananas surmatura e si sente quella retroolfattiva quasi un po', ecco, un po' fastidiosa, diciamo così. E caratteristica anche di questo vino, però diciamo questa retroolfattiva, ecco, non proprio elegantissima, peraltro in retroolfattiva sentiamo anche una punta, uno spillo, diciamo così, di nota amaricante, che sinceramente non guasta in queste proporzioni. Ecco, quello che dicevo prima dell'ananas è che è una piccola sbavatura che per un vino siffatto, cioè ricordiamolo, non filtrato, ve lo dico, ecco, un vino non filtrato assolutamente è non gli può dare qualche punto in meno, tutto al più io gli darei qualche punto in più, perché vi ripeto, dal punto di vista olfattivo e gustativo non presenta assolutamente difetti. È un vino davvero molto interessante, è un vino che possiamo consigliare a chi piace, chi piacciono i vini, ecco, carnosi, qualcosa che può lasciarvi quella carnosità, quella bella sensazione di polpa in bocca, ecco, di pienezza della polpa. Ecco l'abbinamento, come lo abbiniamo a questo vino? Sicuramente io lo potrei abbinare, direi di abbinarlo con una persistenza gustativa. In che termini? Diciamo, andando in assonanza, in accordanza con la carnosità del vino, ci abbinerei un piatto a base di pesce, un pesce in realtà, dalla polpa molto ma molto carnosa. Ecco, io direi che assolutamente è tutto per quanto riguarda questa video degustazione. È stato un piacere degustare questo vino, è stato un piacere poter incontrare un personaggio come Antonio Arrighi. Da Tiziano, per il gusto relativo, come sempre, viva il vino!